Oggi parliamo di me. Questo sarà un video, scusate, sarà un video un po' diverso da quello che faccio di solito. E ho preferito fare un video singolo perché non voglio obbligare nessuno a guardarlo. Prima di iniziare, ci tengo a farvi vedere una foto. Chi mi conosce sa bene che non pubblico mie foto personali su questo canale, né tantomeno parlo delle mie cose private. Ecco la foto. Lo chiamano come un segno dello zodiaco, ma non è amorevole, non è gentile. Sto parlando del cancro. Io ho avuto il cancro. Mi costa davvero tanta fatica parlare di questo argomento. In primis perché, come dicevo, non sono quel tipo di persona che spiattella queste notizie in rete dandole in pasto a cani e porci. Mi costa fatica anche solo ricordare con le parole tutte quelle persone che si sono allontanate nel periodo in cui sono stato male, tutte quelle persone che se ne sono altamente strafottute quando hanno saputo che un fottuto cancro mi stava consumando la carne. Io ho avuto il cancro. Ed è strano sentirmelo dire perché è una verità che ho sempre nascosto anche a me stesso. Io ho il cancro. È una frase che non avrei mai voluto dire e soprattutto non avrei mai pensato di dire a me stesso in quelle mattine in cui alzandomi dal letto non sentivo più il mio corpo, non riconoscevo più il mio viso allo specchio. Il cancro, per chi non lo sa, è un animale che ti salta addosso e si impossessa del corpo, della dignità di chiunque, non ha pietà di nessuno, neanche della tua disperazione, che si trasforma in una costante muta rassegnazione ogni giorno che passa. La chiamano terapia del dolore, per alleviare la sofferenza di chi non ha più speranza, ma non quella di chi resta accanto. Molta gente pensa che avere il cancro sia come avere il raffreddore o la febbre. Ti curi e tutto passa. Molta gente però non sa che dopo un trattamento con agenti di chemioterapia ci vuole un'eternità per sentirsi di nuovo vivo. Vivo per modo di dire. Con gli effetti collaterali dell'esposizione alla chemioterapia, alla radioterapia, non ci si sentirà mai più al 100%, perché il corpo ha sofferto gravemente. Ed è nel momento più difficile che scopri chi sono i tuoi veri amici o le persone che ti apprezzano davvero. Purtroppo, come dicevo, molti degli amici, così come anche le più sedicenti amicizie, ti abbandonano nel mezzo della tua storia. E chi si rifà vivo dopo anni e lo viene a sapere, se ne strafotte. Ma non è questo il punto. Pubblico questo video oggi per dirvi una cosa.
Mi sono arrivate le ultime notizie cliniche sul mio stato di salute e sono guarito. Ho terminato il mio follow-up oncologico e sono pulito. Ho sconfitto il cancro. E vorrei ringraziare chi mi è stato vicino, parenti, amici stretti, mio marito, la persona su cui ho davvero potuto contare sempre, la persona che, dopo nemmeno pochi mesi di avermi conosciuto, mi ha detto: affrontiamo insieme questo percorso, non sei solo. E così, passo dopo passo, eccomi qua, dove posso mettere fine come parola a tutto questo. Ho deciso di pubblicare questo video molto breve, non solo per me, ma a sostegno delle famiglie, di amici e parenti che hanno combattuto contro la terribile malattia fino alla fine. Il cancro è un nemico davvero aggressivo e distruttivo, sia per la mente che per il corpo. E anche dopo aver terminato la terapia, il corpo si spezza e a nulla servono tutti i tentativi di ripristinare i danni causati dal trattamento oncologico. La via per guarire il corpo dopo un trattamento di chemioterapia e radioterapia, ragazzi, è molto lungo. Per favore, in onore di un familiare o di un'amica o di un amico che è morto di cancro o che continua a lottare contro il cancro, la lotta a questa malattia merita l'attenzione e l'apporto di tutti. Non abbandonate chi ha bisogno ora più che mai di avere intorno l'amore di tutti. Abbiate l'umana pietà di abbassare la testa e mostrarvi umili dinanzi a situazioni del genere. Date una mano anche al vostro peggior nemico che si trova in questa situazione. Siate compassionevoli, perché potrebbe succedere a voi o a qualcuno che amate e desidererete tantissimo non essere soli. Grazie per avermi ascoltato e vi chiedo scusa, non è facile né bello per me farmi vedere così. Non è per me facile mostrare un lato di me molto fragile, mostrarvi un qualcosa che mai avrei pensato di mostrarvi, ma siamo umani ed io voglio solo dire grazie alla vita e a me stesso per non aver mollato. Voglio dire grazie a qualsiasi forza lassù o chissà dove altro. Grazie. Se esiste un Dio, grazie per avermi dato la possibilità di essere qui oggi. Io ho sconfitto il cancro. Grazie. Se è vero che mi ami, non stancarti già domani. Dubbi sono strani, tremo e sudo nelle mani. Ti seguo e poi ti perdo come fossi nella nebbia di Milano. Per me rimani l'ultimo metro. Se qui mi butti giù, non scenderò. Nel sito dell'amore collegato col mio cuore ho scritto il nome tuo. Le
lingue dei serpenti sanno definirci amanti. Perché ci nascondiamo quando passano i parenti? Il nostro amore è un bivio all'improvviso fra l'inferno e il paradiso. Si fa star bene solo per metà, quel bacio dato senza libertà. È bello dirsi sempre sottovoce, cuore mio, tu voglio bene.